prima di tutto volevo ringraziare Matteo che ha fatto metà del mio lavoro, quindi io ribadirò alcune cose che mi ero tenuto come appunti, ma Matteo è stato ancora più bravo di me. Però volevo fare un piccolo momento autocelebrativo, o meglio, autocelebrativo comprendendo anche voi. Io credo che questa sia stata una giornata eccezionale per un insieme di motivi. Siete tanti, siete stati tutti qui e avete interagito con noi, e questo è un risultato, posso dire, vi dico grazie per essere venuti e per la qualità dei vostri interventi. Uno. Un applauso a tutti voi. La seconda cosa che volevo dire è, credo che i nostri speaker oggi vi abbiano dato il senso della qualità di questa iniziativa. Perché penso che, almeno non lo dico perché sono responsabile del programma, ma lo dico oggettivamente. Abbiamo visto fra start-up, coach, imprenditori, un sacco di gente che in una sola giornata credo vi abbia trasferito molte informazioni, ma soprattutto anche molto entusiasmo e molta motivazione per entrare in questo mondo. E quindi questo è il secondo motivo di felicità da parte mia e credo che ci possiamo congratulare anche con gli speaker che sono stati eccezionali. Poi, last but not least, sempre come dicono quelli che hanno studiato l'inglese, Mario è stato un ottimo animatore, ha tenuto, diciamo, l'entusiasmo e l'energia molto alta e bravo, grazie. Ci rivedremo, non è una minaccia, ma è una promessa. Esatto, poi Speriamo. dopo vi spieghiamo il gamberetto di stamattina. Anzi, ve lo spiego subito. Ieri sera con Mario, che era arrivato da Milano, poi quando io vedo un compaesano, perché come potete capire non sono delle Marche, la commozione è grande, l'ho invitato a cena. Ok, non è successo nulla, però durante la notte abbiamo litigato con del cibo marino, ecco, diciamo così. Dei gamberetti si sono un po' agitati nella nostra pancia e abbiamo dormito male entrambi. Però guarda come Ma siamo, in grande siamo forma, spettacolari. incredibile, cioè. Ma smetto di fare il milanese imbruttito perché sennò è la fine. Ok, abbiamo quasi finito. Ripeto, Matteo è stato bravissimo, vi ha detto già tutto, io faccio una rapidissima sintesi. Adesso eravamo nel momento dell'orientamento informativo, passiamo all'orientamento formativo. Credo che i colleghi che mi hanno preceduto di UniURB e di W Academy vi abbiano dato un ulteriore peso di quanto sia strutturato ed importante e pregno di contenuti il secondo step, nell'invitare tutti voi, ovviamente se siete interessati, ma mi auguro di sì, ad iscrivervi per passare a questo famoso tormentone che è il mio schema, che come avete visto 8 volte, vi invito, siccome vi vogliamo, e quindi vi invito A ad aderire, B nel momento in cui uscite, proprio faccio della segreteria in questo momento, consegnate il test di misurazione dell'attitudine imprenditoriale che avete appena fatto, il modulo di iscrizione precompilato. Vi sarà consegnata la Med Card che insieme a Stefano Parcaroli abbiamo confezionato esclusivamente per voi, che vi darà dei vantaggi che poi scoprirete presso tutti i Med Store o anche online. E anche online. Vi saranno consegnati, oltre alla Med Card, il modulo ufficiale della regione per l'iscrizione, quindi voi state dandoci una preiscrizione nel momento in cui lo vogliate fare e poi riceverete il modulo molto più articolato, come tutte le cose statali della regione, da compilare estensivamente, e le istruzioni laddove qualcuno di voi non fosse iscritto al centro per l'impiego per farlo nel modo più smart possibile. Aggiungo a questo che nei prossimi giorni, quindi nelle prossime 2 settimane, noi siamo a disposizione per darvi supporto. Qualunque ostacolo voi incontriate, vi faremo sapere come. Evidentemente, manderemo una mail riepilogativa a tutti voi con i punti di contatto, le mail, eccetera, eccetera. I prerequisiti li abbiamo già detti. Io a questo punto non posso che ringraziarvi un'altra volta.
Non vedo Enrico. C'è qua. Eccolo qua. Enrico, vi ringrazio anche lui, poi ci siamo ringraziati tutti. Grazie mille per la giornata. Io vorrei chiedervi anche prima, insomma, magari facciamo prima del saluto, facciamo un selfie in cui rimanete seduti, mettete la mascherina, perché la nostra immagine non posso pubblicarla assolutamente. Vedete che voi, cioè, non è che siete... sono timido. Se posso. Io sono timido. Se può. Sì, ma facciamo così, alzatevi in piedi e fate finta di fare cioè fate finta, cioè potete anche farlo tendenzialmente. Dai, così ci muoviamo anche un attimino. Pronti, eh? Sì, assembramento, esatto. Pronti? Ci siete? Va che poi sennò devo fare un video, eh. Pronti? 3, 2, 1. Sì, vabbè, ma vabbè. Aspetta, rifacciamo. 3, 2, 1. Grazie ragazzi! Vai Enrico. Ma grazie infinite a tutti, hanno detto tutto, e è stato molto bello, grazie a voi che siete i primi, secondo me, che potete rendere importante questo percorso, quindi non dimenticatevi i passaggi finali. Spero per tutti voi sia stato molto importante oggi, ma credo veramente che nei prossimi giorni e settimane lo sarà ancora di più. Qualora sceglieste questo percorso insieme a noi, Digital Talents, BP Cube, tutti i nostri partner, che di nuovo ringrazio, Regione Marche, Università degli Studi di Urbino, Manifattura, W Academy, Med Group Holding con Stefano Parcaroli e Med Store con tutti i negozi, ve l'hanno già detto, scoprirete anche delle offerte dedicate. Chiaramente per chi completerà il percorso, ci tengo a dirlo, ci saranno tante ulteriori cose che scoprirete man mano che seguirete il percorso, quindi fatelo. Grazie a tutti e a prestissimo.